Qual è un errore di pronuncia che gli italiani commettono spesso e che ho notato anch'io e che a mia volta ho dovuto aggiustare perché ce l'abbiamo nel sangue, in poche parole? Allora, noi italiani abbiamo la maggioranza delle parole, praticamente al 90%, finiscono con una vocale. In inglese, no, assolutamente, il 90% delle parole finiscono, beh, il 90% no, però insomma abbiamo tante parole che finiscono con consonante e quindi è una cosa che non ci viene naturale. Quindi vi faccio notare questa cosa, vi faccio un esempio. Allora, per esempio noi diciamo word, che è parola, word, la R in americano si sente un po' di più, word, invece in inglese britannico non si sente, word, word. Per esempio abbiamo una parola come this, che è questo. Noi tendiamo ad aggiungere qualche suono, una vocale, diciamo così, alla fine, quindi diciamo this, perché ha un'intonazione che è diversa, ma aggiungiamo qualcosa, this. Quindi qui il suono è corto, non c'è una vocale alla fine, finiamo il suono, la parola con la S, this. No, this, this, sentite, c'è un qualcosa che viene aggiunto. Oppure, non so, vi faccio un altro esempio, clock, clock, orologio. Qualche italiano può dire clock, 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 quella fine, c'è una fine, quindi c'è un qualcosa che si sente. Probabilmente adesso fateci, allora adesso magari non ci avete fatto caso fino ad adesso, ma fateci caso se magari aggiungete un qualcosa dopo quella consonante, finite, tagliate direttamente il suono, se finisce quella consonante. Quindi book, no book, book, o non so, qualche altro esempio se avete sentito qualche amico o voi stessi magari lo commettete, che scrivete pure qui nel link in descrizione. Attenzione, quando c'è la vocale, finita il suono, non c'è niente altro. Se c'è la consonante, scusatemi, se c'è la consonante, finita il suono lì, non c'è nessun'altra vocale, se c'è ovviamente la vocale, le vocali sono diverse in inglese, non vengono pronunciate chiaramente come in italiano. Però insomma è un altro discorso. Quindi questo è una piccola cosa che vi dico per fare attenzione le prossime volte. Se non altro fateci caso, ok? Vi auguro una buona serata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!